Allora, Petra, eccoci, sì. Oh, parliamo un po' di te. Dove è andato a finire il tuo disco? Perché ce l'ho qui, eccolo qua. Allora, oggi Petra doveva venire insieme a questa ragazza. Chi è questa ragazza, Ilaria Fantin? Ilaria Fantin è una musicista che suona principalmente l'arciliuto, il liuto e altri strumenti antichi, però suona anche basso, chitarra elettrica, tamburi. Soprattutto si occupa di musica rinascimentale e barocca. È incredibile. Mentre tu racconti, io dico, ma quanti bravi musicisti e artisti noi non conosciamo? Esattamente. È una ragazza molto in gamba che si occupa anche di organizzare dei festival nella sua città, Vicenza. Organizza un festival che si chiama Musica delle Tradizioni, che ogni anno è dedicato a un argomento diverso. E quindi, insomma, mi scrisse una mail, non mi ricordo che anno era, forse il 2009. No, un po' dopo, però io ho risposto dopo 9 mesi a quella mail e da lì abbiamo cominciato a pensare a un progetto insieme. L'occasione per fare una prima cosa insieme è stata quando Pippo Del Bono, con cui appunto ho collaborato, mi ha proposto di partecipare a questo spettacolo che si chiamava Il Sangue, e con cui abbiamo debuttato al Teatro Olimpico di Vicenza, poi l'abbiamo portato in giro in Italia e all'estero, e per la parte musicale ho pensato proprio a Ilaria, per cui in questo spettacolo siamo io, Pippo Del Bono e Ilaria, ed è una storia ispirata al mito di Edipo, o Edipo, secondo come dir si voglia, che è il mostro, no? Il mostro che viene additato come mostro, quindi era uno spettacolo che seguiva un po', prendeva diciamo un'altra direzione rispetto a un film che Pippo Del Bono aveva fatto, che si chiamava Sangue, dove invece intervistava, cioè un film fatto a due voci con un ex brigatista, sì. Perché nel periodo in cui Pippo ha perso la madre, questo ex brigatista ha perso la moglie, quindi dopo tanti anni in carcere l'ho aspettato, quando lui è uscito è morta, e quindi questa visione del mostro, quello additato come mostro, che anche se ha comunque espiato tutta la sua pena, perché ha fatto tutti gli anni di carcere che erano stati a lui insomma imputati, cioè addebitati, comunque veniva comunque indicato come mostro. Questo non vuol dire ovviamente riabilitare una figura eccetera, però è anche una riflessione che si fa su quanto si possa essere condannati a essere mostri per sempre a volte, no? Ma perché ti ha affascinato questa storia? Beh, mi ha affascinato intanto l'idea di collaborare con Pippo. Pippo è un grande artista, è uno che soprattutto quello che mi è piaciuto di lui conoscendolo di persona è che uno che non ti nasconde i suoi difetti, tutti abbiamo dei difetti, no? Soprattutto nel mondo del teatro siamo tutti bravi a fare gli splendidi, essere sempre al top. È difficile che qualcuno ammetta anche di far vedere una sua debolezza o un suo errore. Invece lui è così, spontaneo. È stato molto bello collaborare con lui. Ma da lì in poi con Ilaria abbiamo fatto altre cose. Abbiamo fatto per esempio uno spettacolo che si chiama Cosa sono le nuvole, dove abbiamo preso varie canzoni, che fra l'altro alcune sono nel disco, e anche testi che parlano della nuvola come mutevolezza, come cambiamento, come sogno, no? Come immaginario. E da lì, fra musica e parole, è venuto fuori uno spettacolo che abbiamo portato in scena solo 3 volte, purtroppo, ben prima del Covid, che però ci ha dato tante soddisfazioni, ho detto, soprattutto nella creazione di questo spettacolo e di questa visione della nuvola come qualcosa di effimero ma è mutevole, ma per questo capace di farti sognare, quindi di essere creativo anche, no? E quindi in realtà in questo disco ci sono varie canzoni che erano nello spettacolo con Pippo Del Bono e anche alcune canzoni che erano nello spettacolo Cosa sono le nuvole. Ecco, tu hai parlato di nuvole come cambiamento. Questi sono tempi di cambiamento pazzesco. Eh sì, mai mi sarei immaginata di vivere una situazione come quella attuale. Non è stato facile, come dicevo anche l'altro ieri, soprattutto come musicisti, io parlo per me, ma insomma sono in contatto con altri colleghi, soprattutto in tutto il primo anno abbondante ci siamo sentiti inutili, cioè non essenziali, no? E questo non è bello, non fa piacere a nessuno. Sentire che la cosa in cui hai creduto tutta la vita improvvisamente... Il consiglio però ha detto che questi musicisti che ci fanno divertire. Lì mi sono incazzata ancora di più, se permetti, perché dopo tanti mesi di assoluta, proprio di essere ignorati totalmente, sentirsi dire che siamo quelli che fanno divertire, io ho messo una foto su Instagram vestita da giullare in risposta a quella frase. E quindi no, però ecco, non è stato facile neanche a fine maggio di quest'anno ripartire da 0 a 100, perché poi ho fatto un'estate folle di concerti,
mi sono sentita un po' lo scoiattolo che deve mettere le ghiande da parte in attesa dell'inverno, per cui ho veramente lavorato tantissimo e quindi senza, diciamo, allenamento, un po' come un atleta che poi va a fare la gara senza essere allenato. È stato faticoso anche perché nello stesso momento è partito il tour di mia figlia, quindi oltre a dopo 7 mesi e mezzo partire a bomba con i miei concerti, c'erano anche i suoi, che soprattutto il primo mese, insomma, essendo il primo tour, era impegnativo per me starle dietro, ma non tanto starle dietro, seguirla, accompagnarla, quanto anche gestire tutta una serie di cose. Però devo dire che si è emancipata subito, dopo il primo mese ha imparato tante cose, quindi sì, l'accompagno, ma gestisce. Ha fatto 17 a settembre. Quindi, ed è già una piccola star. Porca miseria, sì, sì. Dove si è esibita Frida? Si è esibita al Quirinale, al programma di suo papà, poi vabbè, ha fatto un tour. Suo papà è Bollani. Sì, ha fatto un tour di 25 date quest'estate che potevano essere tranquillamente 50, gli abbiamo dato uno stop perché insomma per non stressarla. E poi vabbè, c'ha tante cose in ballo, tanti progetti, è lanciatissima, è felice. Ma so che hai anche offerte discografiche che tu invece dici aspettiamo, perché? Non ho detto io aspettiamo, lo dice lei. Ha detto lei? Lo dice lei, sì, lo dice lei. Perché preferisce prima fare i concerti e poi quando ha qualcosa da dire di suo lo dirà, quando non ha interesse nel seguire, diciamo, percorsi predefiniti nella musica, no? Non le piace seguire il percorso, diciamo, standard, come diceva Roberta, standard, per cui, che ne so, fai il singolo, poi magari vai a Sanremo, poi fai le radio, non interessa. Io l'appoggio, perché anche il mio percorso e anche quello di suo papà non sono stati certo dei percorsi standard. Sì, tra l'altro io sostengo che Petra sia più conosciuta quasi all'estero che in Italia. Almeno prima del Covid, poi sai, dopo 2 anni che un po' stai fermo. Comunque, no, adesso un po' di Francia l'abbiamo fatta lo stesso, mentre appunto prima del Covid avevamo fatto veramente tanto estero, Portogallo, Austria, Giappone, un tour in California bellissimo e tantissimi altri paesi negli anni precedenti. Adesso partiamo dopodomani per questi concerti, io e Ferruccio con Musica Nuda, questi concerti a Dubai, però nell'ambito dell'Expo, che comunque deve essere una cosa interessante, quindi insomma andiamo a Dubai. Di cosa ti porto? Dubai da seta? Ma sei mai stata a Dubai? No, Dubai da seta. In toscano Dubai è due bachi. Ah, Dubai da seta, ecco. No. No, Dubai mai, sono stata in Bahrain per un festival molto bello, abbiamo portato il flauto magico dell'orchestra di Piazza Vittorio, un festival molto bello. Anche quello hai fatto? Ho fatto flauto magico, ho fatto Don Giovanni, come lo sai? Non lo so, ma vabbè, tu sta fino a quanti domani. Progetti fai? Tu prima dicevo i progetti che hai. Cioè tu proprio, cioè la cosa che ti caratterizza è la varietà totale. Se no mi annoio. Cambiare. No, a parte gli scherzi, sono molto, molto felice di essere qui. Come dicevi prima, un momento molto particolare. E la settimana scorsa ho avuto un crollo, che non mi vergogno a dirlo, ho avuto un mezzo attacco di panico per questa tensione che comunque si respira. E invece essere qui in mezzo a altri musicisti, respirare musica, respirare libertà, ecco. In nessuno studio televisivo ti puoi permettere di entrare perché ti va di cantare una cosa o di dirti qua, come ho fatto prima, no? Quindi questa cosa qui ti fa sentire in famiglia, ti fa sentire libero di essere quello che sei, ovviamente nel rispetto degli altri, però è molto bello. Tutte le volte che vengo qui sto proprio bene. Grazie. Allora adesso tu... non c'è Ilaria Fantin, quindi ti aspetto con Ilaria Fantin. Sì. Al limite facciamo coincidere anche il progetto Kurt Weill. Kurt Weill, sì. Kurt Weill. Deutschland. Ah, Kurt. Poi è andato in America, perché la storia di Kurt Weill è interessante, poi ne parleremo la prossima volta. Ne parleremo quando viene a presentarlo. Allora, in questo album, All of Us, peraltro fatto da quel folle di Giulio Cesare Ricci per Fonè. Giulio Cesare Ricci è toscano come lei, sono stato a casa sua, ho mangiato le sue patate fritte perché lui campione è europeo di patate fritte, sì. Ha battuto i tedeschi, Kartoffeln, a tutto dire. E io l'ho conosciuto perché era il discografico di Fausto Mesolella, cioè faceva i dischi di Fausto Mesolella, ha fatto un disco in Dolce Nera. Ha registrato tantissima musica classica con Abbado e tantissimi altri grandissimi della musica classica. Gli sono stati affidati i master dei primi dischi di Vasco Rossi per realizzarli meglio, il suono di fatti migliori. Allora, ci sono questi brani in questo album. Ho visto Nina Volare di De André,
Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, Perfect Day di Lou Reed, Fenesta Vascia, questa che è un brano del Settecento napoletano. Napoletano, sì, Fenesta Vascia. Both Sides Now di Joni Mitchell, Smoke on the Water di Deep Purple, che fra l'altro tu facesti una volta a Roxy Bar. No, sì, a Roxy Bar. Con sì, Fausto. Con Fausto, sì. Smoke on the Water. Che cosa sono le nuvole di Domenico Modugno? E Pasolini. E Pasolini, sì, scusa. Cigarette and Coffee di Scialpi. Ecco, che dopo ne parliamo. Nothing Compares to You, che è una canzone che per me è una tristezza incredibile. Sai perché? Perché io incontrai Sinéad O'Connor quando era prima nel mondo con Nothing Compares to You, scritta da Prince per lei. Ed era di una tristezza, era allucinata. Cioè il successo, questo boom di essere primi in America dappertutto, difatti poi è andata fuori di testa e dopo ha fatto cose incredibili. Non si è più ripresa, il successo l'ha segnata per tutta la vita. Quindi tutta ma infatti io penso di essere fortunata a essere dove sto, perché è una brutta bestia il successo, tu quello troppo grosso. Gente cambiare? Bah, sì, sì, qualcuno sì, ma io non ci potrei stare con quella pressione lì, quindi va benissimo dove sto. Un attimo, come Feeling Good? Che è la canzone che insomma, ha portato anche al successo a Nina Simone. Sì, e All of Me. All of Me è uno standard del jazz. Quelli standard. Che è uno standard solitamente suonato molto swing, e invece qui è una versione. Ah, io non faccio, partiamo da quella, dai. No. No, vuoi partire da quell'altra? Io partirei dal vivo. Vabbè. Vuoi partire da All of Me? Forse. O vuoi partire da Cigarette and Coffee? Cosa preferisci? Forse dal video, dai, dal video. Allora, posso dire due cose. All of Me, appunto, di solito è uno standard. No, All of Me è la canzone, All of Us è il titolo dell'album. È uno standard che è suonato in maniera molto swing, molto allegra, però in realtà il testo dice: prenditi tutto di me, prendi le mie braccia, prendi le mie labbra. E quindi ho pensato di farla lenta, e nel momento in cui stavamo registrando, nel momento in cui ho respirato, ho pensato di cantarla all'ottava sotto, manco lo sapeva Ilaria, quindi invece di farla come l'avevamo provata, che cantavo l'ottava sopra, mi sono immaginata, mentre respiravo, mi sono immaginata Tom Waits, e ho fatto un attacco pensando a Tom Waits. Fammi un esempio, ottava sopra. All of me, why not take all of me? Ottava sotto? All of me, why not take all of me? Strano, perché tu tendi sempre ad andare sopra. Invece lì mi è venuto in mente, perché poi a me piace molto ovviamente raccontare quello che c'è nel testo, quindi questa canzone che dice, dice appunto all of me, prenditi tutto di me, prendi le mie braccia, prendi le mie labbra, prenditi il mio cuore, capito? E quindi poi, per esempio, quando abbiamo pensato al video, mi è venuta in mente le statue che spesso sono senza braccia, oppure gli manca una parte di volto, e quindi abbiamo girato questo video nella Gipsoteca a Pisa. E la Gipsoteca è il museo dove ci sono fondamentalmente, diciamo, copie delle statue famose, delle copie o comunque in gesso, comunque anche statue vere, e quindi abbiamo girato questo video lì, e poi abbiamo preso a martellate una statua, ovviamente non una di quelle del museo, ma una fatta apposta per noi dalla mia amica Paola Tognieri, che ringrazio, perché poi la sua statua l'abbiamo distrutta nel video. Ecco, lo vedrete adesso fra poco. Però il significato è questo, proprio seguendo il testo di questa canzone, che invece di solito sembra una canzone allegra e briosa. All of Me, Petra Magoni, Ilaria Fantin. I'll never use them.
cry. How can I get along without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? È registrata a Londra? L'ho registrata vicino a Londra, sì, da questo amico, poi ha fatto una bella carriera da fonica, lo sta facendo tuttora, e appunto... Ah, è spento! Come? Ah, forse hai preso un'altra... Questo è acceso? Ah, stavo dicendo, sì, l'ho registrata vicino a Londra un po' di anni fa, e infatti questo brano già l'avevamo, ma l'abbiamo scelto come singolo proprio perché significava qualcosa per noi, forse è stata la nostra prima registrazione. E niente, che devo dire? Adesso invece voglio sapere perché tu hai scelto di fare stasera, accompagnata da una base, perché non c'è Ilaria. A base di Ilaria, però. A base di Ilaria, esatto. Scelto di fare Cigarette and Coffee di Scialpi. Ma beh, un po' anche come faccio con Ferruccio. Ferruccio Spinetti. Spinetti con musica nuda, scelgo delle canzoni che significhino qualcosa per me. Io amo da sempre questa canzone. Mi ricordo avevo 12 anni quando uscì. E Scialpi, che ha 10 anni più di me, ne aveva 22, e mi ha raccontato che l'ha scritta che ne aveva tipo 17-18, la sua prima canzone. Per me è una canzone bellissima da tutti i punti di vista, fra l'altro nella struttura è in realtà una passacaglia, quindi si adatta benissimo proprio a... Cos'è la passacaglia? È la passacaglia, diciamo, è un tipo di scrittura musicale tipica del barocco, del rinascimento, e quindi è tipica, un andamento proprio tipico della musica che Ilaria di solito suona nelle sue formazioni. E questo disco, appunto, fare tutti questi pezzi da Smoke on the Water a De André, eccetera, con l'arciliuto,
è un po' particolare, però perché no, insomma. Guarda, ti dirò, il brano di cui sono più curioso di ascoltare da voi due, lo dovete preparare, è Smoke on the Water, perché con l'Arcigliuto a fare Smoke on the Water, che è il riff di chitarra hard rock più suonato, più ci sono i negozi di strumenti musicali dove c'è scritto vietato provare le chitarre con Smoke on the Water, perché i commessi non ne possono più di ascoltare questi live, perché è facile anche da fare. È una delle poche cose che so fare anch'io con la chitarra, il che è tutto dire. Anzi, ora quasi quasi te la faccio, no scherzo. Vabbè, insomma, Cigarettes and Coffee, quindi mi è sempre rimasta nel cuore, avrei sempre voluto farla, e quindi niente, l'abbiamo fatta. E poi appunto adesso la facciamo con una base, l'abbiamo fatta, cioè l'ho fatta anche con la stessa base insieme a Filippo Timi nel programma che ho fatto con lui un paio d'anni fa su Rai 3, che anche lui adorava questa canzone. Con Scialpi siamo diventati amici, ci siamo incontrati qualche anno fa, lui mi ha detto che ha cominciato a seguirmi su Instagram, e io gli ho detto: ma come mi segui su Instagram? E lui fa: ma scherzi, ma io sono venuta a un sacco di tuoi concerti, ma mi sono sempre vergognato a venirti a salutare. Ho detto: ma come? Ma io adoro Cigarettes and Coffee e anche altre canzoni che ha fatto. Quindi poi ci siamo incontrati. Io e Les, credo, fece una canzone. No East, No West, Rock and Roll, in tante canzoni. Però è stata la sua prima canzone. No, la prima mi sa che è stata Cigarettes and Coffee, sai? Ma la prima che ha lanciato è stata Rock and Roll. Lui è diventato famoso con Rock and Roll. Comunque questa mi ha detto che è la prima che ha scritto. E siamo diventati, diciamo, amici, siamo ritrovati, siamo fratelli. Fra l'altro ci assomigliamo anche un po', con questa faccia un po' tonda, sì, con l'occhio azzurro. Quindi andavamo in giro, ci chiedevano se eravamo fratelli, insomma. E quindi vabbè, adesso ve la faccio ascoltare. Ok, dai. Petra Magoni, da questo album All of Us, Cigarette and Coffee di Scialpi. Lei è Petra Magoni. Buona, Olli. Sopra il tavolo di un bar, i video sono spenti, nessuno parla più. E tu, qualunque letto avrai, non dormirai. Tu vuoi qualcuno da far piangere. Piangere tanto quanto hai pianto tu. Siamo isole nell'oceano della solitudine, gli arcipelaghi, le città dove l'amore naufraga, giù dai marciapiedi un cuore rotola. Accarezza solo la musica, musica. La musica. Cigarettes and coffee, niente più, un po' di che va su, l'amore prende i sensi, ma senso non ne ha. E tu, per un'avventura in più, non dormirai. Tu vuoi qualcuno da far piangere. Piangere quanto te. Siamo isole nell'oceano della solitudine,
e arcipelaghi le città. Io ti vorrei raggiungere, l'amore accende i fari nelle tenebre. La nebbia scende, non ti vedo più. Siamo isole nell'oceano della solitudine e arcipelaghi le città dove l'amore naufraga giù dai marciapiedi un cuore rotola. Lo accarezza solo la musica. La musica. Mamma mia, che bella, vieni qua. Questo? Non lo so, questo? Li ho aperti tutti e due, tengo tutti e due. Intanto tu hai fatto un casino con i microfoni. No, non ne puoi tenere uno. Faccio come Samuel. Hai visto che canzone? Ma ce ne fossero oggi di canzoni così, scusa, Sì, ma mi piace perché tieni due microfoni. Che te ne fai due? Quale fa? Funziona? Tutti, tutti e due, te li ho aperti tutti e due perché li hai mescolati, quindi non so più quale uno, quale l'altro, quindi te li ho aperti tutti se e due. Faccio casino. Sì, lo so che ti fai vabbè, casino. No, però... Fra l'altro la prima volta che io vidi usare il microfono così, no? Che cantava e poi allontanava il microfono dalla bocca, fu Mina, la prima che faceva questo. Tu, il tuo microfono, anche quando parli, ormai sei abituato a fare così e te ne vai. Poi in se giro. Se fai così può essere anche freddo. Scusa. Sono fatta così, va bene? Vabbè, allora, in attesa di... Sono una mina vagante. Sei una mina vagante. Guarda che bello, fammi una firma qui a questa Polaroid. Comunque dai, facciamo vedere un'altra volta il disco. Ma te l'ho fatto No, perché volevo anche dire. Cosa volevi dire? Volevo dire che si trova, questo è un super audio CD, non è un CD normale. Sì, lo so, perché poi uscirà Giulia il vinile Made in Japan, che è una super edizione pazzesca. Mi ha detto Giulia Cesare. Lo dico anch'io a tutti i nostri telespettatori. Certo. E con lo spazio pubblicità. Quando esce il vinile? Questo è uscito il 26 novembre, il vinile appena arriva dal Giappone perché E dove lo si trova questo disco? Questo disco si trova nei migliori negozi, quindi sono molto pochi, però si trova anche sui varie piattaforme, IBS, vabbè, non lo diciamo, Amazon, Feltrinelli, e in digitale invece è distribuito dalla mia etichetta che si chiama Prima o Poi e si trova su tutti gli store digitali. Va bene, all of us. Fai una firma qui. Firma qui e poi dopo invece, ti piacciono le Polaroid? Da dietro? No, davanti, no. Qui sotto. Ti piacciono? Già l'ho scritto di giallo, vedi che figo. Sì, perché lei l'ha scritto dietro in giallo, beh, naturalmente, capito? Quindi. Invece, ti piacciono le Polaroid? Sì. Allora ti regalo questa. Però poi mi fai la dedica tu. Ok. Allora. Oggi è il 29. Sì. 11, 21. Tieni. Grazie. Ciao, ti aspetto con la Fantine e col progetto di Kurt Weill, ok? Kurt Weill, lo imparo, Kurt Weill. Iari. Allora, è stata una puntata stranissima questa, bella, però strana. Bella, bella perché veramente l'abbiamo cambiata all'ultimo momento. Ti posso rubare un miele anch'io, che ne faccio grande uno? Allora, tu puoi rubare quello che vuoi. Questo? Miele col creme, che ne uso tantissimo, sai, per la voce. Prendine ancora. Vuoi queste bustine? No, mi piace di più questo qui, questo cosa? Quello lì, vuoi anche il bosco? Il bosco ce l'ho, perché l'ho preso l'altra volta e l'ho quasi finito, castagno. No, ma questo... Composte? No, prendi questo. Prendi una composta? Prendo allora questo. Questo. Lo sai che cos'è? Sì. Echinacea purpurea, supporto naturale di fisica dell'organismo e funzionalità delle prime vie respiratorie. Ciao bimbina, grazie di essere venuta.